che te lo vengo a dire se sono qui? Beh, prepariamoci per il combattimento, saranno due o più banditi. Usiamo il veleno. A me piace molto usare il veleno. Ti ho appena sparato una freccia, sì, certo che sono qui. Stiamo tutti bene? Tutti I've bene. got your back. Benvenute e benvenuti amici al capitolo 6 del Let's Play Skyrim. Siamo qui ancora alla ricerca del pezzo del Vurrath. Siamo ancora nel dungeon. Really miss my sister's room. Combattimenti stanno facendo veramente impegnativi. Non sappiamo ancora cosa ci aspetta più avanti. I've got your back. What do you want me to carry? I'm right back. Dovresti portarmi queste 7-8 spade, 2 archi, 4-5 mazze. Tutte sul groppone. Lead on. Sempre io per primo. Tanto ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. I've got your back. Perlomeno il bottino sarà ghiotto. Anche Cevin sale di livello. Vediamo se qua eventualmente ci possiamo riposare. Dovremmo riposare per essere in forze, forze piene. Cominciamo a avere fame ed essere stanchi. Però no, sembra che non ci siano letti o nient'altro, solo un fuoco per scaldarsi. Ragazzi, dobbiamo proseguire. Dobbiamo proseguire e andare avanti finché non arriviamo alla fine del tunnel.
silenzio. Ok, c'è una trappola. E abbiamo anche compagnia. Ci ha fatto il pelo. A fight. You won't live. Victory is yours. I submit. Vabbè, ce la siamo cavata bene. Our hero. Non è il momento di cantare. Our hero claims a warrior's heart. Oh Lord, that's gonna be stuck in my head all day. Un altro arco. Interessante. Le gem arrows ci serviranno per fare le frecce magiche. È raro trovarle in giro, per cui o si costruiscono, si forgiano, oppure si trovano così a random. Facciamo attenzione alla trappola. I'm right behind. Scusa, devi portarmi ancora un po' di roba. Lead on. Got your back. Altra porta. Still here. Ok, c'è qualcuno. C'è più di qualcuno. Forse c'è qualcuno nei livelli più bassi e li abbiamo. Sicuramente hanno sentito i rumori, si sono attivati. Vediamo se dobbiamo aspettarci qualcuno. Sembra che ci sia una stanza grande, siamo un po' distanti dalla nostra meta. Okay. Ci sono almeno due umani. Passaggio. What was that? Ok, mi hanno visto.
prepariamoci in formazione d'attacco. Io sto dietro con l'arco. C'è Kevin con la magia. E Viscas tanca. Ho detto Viscas mai voluto, eh. Ho la mania di storpiare i nomi e... Questa è la solita domanda. Scusi, c'è qualcuno? Come se il nemico dovesse dire salve ragazzi, sono qua. Ok, sta arrivando. Ecco qua. E qualcuno in armatura pesante. C'è troppi, troppi. Ok, erano decisamente troppi. Sappiamo che qua ce n'è uno, almeno dovrebbe. Eccolo qua. Wow! Mi ha fatto volare una testa. Adesso la parte più difficile. 4-5 banditi, se sono armati bene e hanno un'armatura pesante, cominciano ad essere veramente difficili da battere. E sinceramente ci vuole un po' di tattica, un po' di fortuna. Ok, li abbiamo attivati di nuovo. Vediamo se con la palla di fuoco vi faremo male. Still here. Ok, non sembra che ci abbiano seguito. Proviamo ad andare avanti. Ok, vediamo se riusciamo ad andare ancora avanti. C'è un corridoio. C'è un corridoio a S. Il buio non aiuta. Hey. Ok, questi sono i miei compagni. Sinistra. Sono
siamo pronti? Andiamo. Non ho capito se ci hanno visto. Ok, un drop. Un'altra. Cavolo, sono tutti qua. Bisogna studiare qualche tattica diversa. Lo si sta mettendo veramente male. Faccio veramente pochissimo. Ci riproviamo. Qua mi è partita la palla di fuoco a caso. Siamo presi. Ah, studiamo la tattica qua, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo 5. Vediamo se questo aiuta. Ah, si è anche risvegliato un drop alle nostre spalle. Solo che per fortuna non c'è. Spadona sbagliata. Due banditi con almeno con lo spadone a due mani, quando colpiscono fanno terribilmente male. Scusate, siamo come prima. Abbiamo anche dei malus. Siamo prima, sono perlomeno 4. Due spadoni e nasce. Passati. Oh. Michelle used to make me the most wonderful clam chowder. I miss home. Ragazzi, è stata veramente dura. Veramente, veramente dura. Adesso bisogna stare attenti che abbiamo anche dei drog che vengono fuori dalle pareti. Banditi armati di tutto punto con spadoni a due mani e armatura anche pesante o mista, sono veramente duri da battere. Adesso controlliamo che non ci siano sorprese. C'è qualcuno.
in mente la scena di Alien. Vengono fuori dalle fottute pareti. È un po' la stessa cosa. Se non si sta attenti, ci si può trovare in brutte situazioni. Mettiamola. Nanna, non ti preoccupare. Siamo solo di passaggio. Ok, c'è un altro vicino. Farkas per gli amici Farkas. Il fratello Viskas. No, no, torna a dormire, torna a dormire. Perfetto. In una sala. Non sembra ci sia nessuno. Mi sa che forse abbiamo attivato tutti, attirato l'attenzione di tutti i banditi ed erano tutti raggruppati assieme e ci ha creato non pochi problemi, come abbiamo visto. Perlomeno adesso dovrebbe essere più semplice. C'è una porta. Lord Domblis, the Justice Maker, is the primary deity worshipped back home. He's fair, kind, and caring. Ci siamo, no, un po' più sotto. E saliamo anche di livello.
non si apriamo questa porta. Ok. Perfetto. Vabbè, a volte non c'è così tanta fortuna, si aprono bauli e porte con estrema difficoltà e poi magari all'interno non c'è niente. Ok, qua c'è qualcuno. È una stanza terribilmente buia. Parete. Ecco. I've got your back. Ragazzi, spostatevi. Grazie. Abbiamo dei drog in parete. Qua ce n'è uno. Faccia cattiva. Did you hear that? I thought I heard something. Controlliamo, controlliamo le tombe. Ecco qua, ce n'è una. Per un momento ho pensato di aver ucciso Farkas. Vuoi fare il lavoro sporco a me, poi tu arrivi, hey. Fai lo spavaldo, due colpi, uccidi tutti. Ok, dovremmo aver ripulito la stanza, credo. Sia altro. Interessante. E questo è il verso di Skiver. Sì, ce ne abbiamo. Ancora uno skiver. Ah.
pensato che vi siete inceppati. Siamo ancora ben lontani, sembra, dalla meta, però. C'è ancora Skiver. Quanti cavolo ce ne sono? Non si capisce dove sia. Qua non c'è nulla. Un'altra porta. Al primo colpo. Ok, non c'era nulla. È una stanza chiusa a sé. No, c'è una porta. Ok, c'è qualcosa qua. Skiver. Non si capisce dove siamo, c'è un cunicolo. Ok, ci sono dei ragni, sicuramente. Grossi ragni. Eliminato il problema, non è stato difficile. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Heavy Armor intanto è cresciuta.
passaggio al buio. Livelliamo. Ok. Questo lo mettiamo all'armatura pesante, visto che insomma, ci è cresciuta la difesa, per cui sarebbe bene puntare sulla difensiva. Sparare al buio o controllare gli occhi. Ragazzi, c'è un arciere e sarebbe meglio che ci muoviamo da qua. Farkas, sei in mezzo alle balle. Preso. Allora. Ed è andato giù. C'è un altro. Sì, ma ragazzi, invece di cantare dovete darmi una mano, perché ci vediamo poco. Ok, non sembra ci sia altro. Sempre, no, questa forse sono sempre in una cripta alla fine, e ci sarà sempre qualche non morto che ci aspetta disteso bello tranquillo. E siamo sulla strada giusta. Calma. Non ho ancora controllato quanto abbiamo tirato su di oro. Se portiamo a casa bottino dovrebbe essere un'ottima ricompensa. Qua è assolutamente
assolutamente tutto troppo tranquillo. Ok, credo che siamo arrivati alla sala mortuaria principale. Non sappiamo cosa ci aspetta, ragazzi, per cui preparatevi a qualsiasi evenienza. C'è una parola del drago e credo che ci siano anche dei May Lord Don Bliss give us his non blessing morti this day, that vicino. we may be his will. May he watch over us and protect us as we are all his children. Ok, lascia il pezzo del Wurrot. Sicuramente appena prenderemo Still here. il Wurrot si scatenerà l'inferno. Per cui cerchiamo di fare un po' di tattica. Io sto qui con l'arco e voi menate. Cavoli sono. Così ragazzi, state dietro, anche gli occhi rossi. Kill cam. Era l'ultimo? Era l'ultimo? Sì. Wow. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. I once read a book at the temple about a lusty Argonian maid. Someone must have slipped that into the library. Ok, siamo sulla via di ritorno. L'ultima battaglia è stata estenuante. Abbiamo praticamente passato 24 ore
uno spazio temporale di, ovviamente, di Skyrim all'interno del dungeon. Siamo fuori. Still here. Cosa c'è adesso, ragazzi? Io non vedo nulla. Cosa sta cercando? No, non ne ho proprio idea. Ragazzi, dai, torniamo a casa. Ci siamo? Dai. Siamo stanchi, dobbiamo riposarci. Drago. È un drago ciccione. Sembra intenzionato. No, non sembra intenzionato a combattere. Perlomeno. Passiamo il gigante. Passiamo il gigante prima che ci attacchi. Torna. Niente. Ok, il drago se ne va. Ok, forse è un bene che il drago se ne sia andato, sennò credo che abbia bisogno di riposo e di rifocillarci. Ok, non disturbiamo come al solito i banditi all'interno del forte. Non sembrano cadarci. Talmor. Che ci fanno i Talmor a Whiterun? Vabbè, lo scopriremo probabilmente più avanti. I tell you, the Dragonborn comes.